Oggi con noi abbiamo Leonardo Margaritto e Sara Innocenti, che sono gli ideatori, i direttori, poi ci diranno loro, presentatori di questo festival Il Magnifico. Allora Leonardo, raccontaci un po' di cosa si tratta. Sì, esatto, io sono il direttore artistico del Festival Il Magnifico, che è un prodotto culturale che è nato a Firenze ormai quasi 3 anni fa e che ha l'obiettivo di raccontare Firenze attraverso le voci dei protagonisti che vivono la città sotto varie chiavi di lettura, la storia o l'arte, la cultura in generale, e cerchiamo di farlo attraverso appunto un percorso tematico. Il festival prende il nome da Lorenzo il Magnifico, che per eccellenza ha raccontato e ha esportato la bellezza di Firenze anche in tutta l'Italia, oserei dire in tutta l'Europa, e ha fatto di Firenze la culla del Rinascimento. E quindi in questo caso l'obiettivo nostro attraverso un gruppo di giovani ragazzi è quello di recuperare questo percorso, farlo anche in maniera innovativa, raccontando il presente e il futuro che riguarda la nostra città. Ecco, tu Sara invece in questo festival sei? Io ho presentato il festival perché Leonardo mi ha voluto coinvolgere in questo progetto. Dal momento io sono una content creator di arte e cultura fiorentina, quindi sono una guida turistica e ho portato il mio lavoro anche sui social, quindi racconto Firenze attraverso i social da un punto di vista appunto artistico-culturale, e è stato molto bello prendere parte a questo progetto, anche perché il Festival Il Magnifico valorizza i giovani e i social nascono proprio anche con l'idea di dare spazio un po' ai giovani e crearsi un po' un loro mondo, quindi il festival è un qualcosa di offline che appunto cerca di dare spazio comunque ai giovani che si sono contraddistinti per vari meriti. Infatti noi abbiamo, Leonardo ha ideato varie categorie di premi, quindi cinema, arte, musica, sì, esatto. Bene, e in conclusione ci lasciamo allora con Leonardo, che ci dice come facciamo per contattare il Magnifico, per seguirlo, e cosa c'è dietro l'angolo di questo festival. Allora sì, noi abbiamo i canali social diciamo più comuni con il nome del festival, Festival Il Magnifico, poi abbiamo anche il nostro indirizzo mail dove ci potete contattare e presentare anche proposte progettuali che poi verranno inserite all'interno della prossima edizione. Ora stiamo lavorando, torneremo da Sanremo a Firenze proprio oggi e torneremo appunto con l'obiettivo di portare un po' quello che abbiamo seminato qua e cercando di costruire il progetto della terza edizione, che sarà sicuramente innovativo, diverso, ma mantenendo diciamo fedeltà a quello che è stato il successo della seconda edizione.